Buongiorno ragazzi, Movie Maker per voi. Questa mattina ci siamo svegliati con una grandissima novità, il nuovo trailer di Tenet di Christopher Nolan con Washington e Pattinson, c'è anche Michael Caine e anche tanti altri attori. Siete pronti a vederlo? Dicono che sia eccezionale, che come sempre ci si capisca poco dal primo trailer. Pronti ragazzi? 3, 2, 1, Tenet trailer. Un po' il volume. Sincopi, Warner Bros. Per fare quello che faccio, devo avere un'idea della minaccia che affrontiamo. Da quello che so, cerchiamo di evitare la terza guerra mondiale. Non mi sembra l'armadietto. No. Magnetismo. Questo fa no. Eccolo Michael. Ma che ti serve? Vuoi saperlo davvero? Può comunicare col futuro. Kenneth Branagh. Viaggio nel tempo? No. Inversione. Mira il premio Grilletto. Non spari il proiettile, lo prendi. Andiamo avanti col magnetismo. La missione trascende gli interessi nazionali. È in gioco la sopravvivenza. Mi sembra audace. Audace va bene, credevo dicesse folle. Qui i nostri mondi si scontrano. Non è ancora successo. C'è gente nel futuro che ha bisogno. Molto difficile da decifrare. Di te. Dobbiamo salvarli tutti e una. Con l'inversione del flusso del tempo. Noi che siamo qui ora. Non significa che non è mai successo. Schiattare un aereo. Ma non stando in aria, niente di drammatico. Quanto è grande l'aereo? Ecco, questa è la parte un po' drammatica. Naturalmente, come tutti i film di Christopher Nolan, consigliatissimo da vedere in un IMAX. Speriamo che questo coronavirus ci permetta di poterlo vedere in un IMAX o pure a Montebello, dove vorrei tornare, che da tanto che non vado. Comunque, a parte queste mie cose personali, fantastico trailer, difficile da capire. Si è capito che c'è il discorso del magnetismo, del tempo, però devono evitare qualcosa tipo una terza guerra mondiale, ma non si capisce bene altro. Mi sembra che il cast sia molto ben preparato, siano tutti in forma. Michael Caine fa sempre le sue parti in cui lo vedi fermo lì a dire due parole ed è già vale il prezzo del biglietto. Mi piace il protagonista, mi è sempre piaciuto da quando è uscito fuori, ottimo, anche in Black Clansman meritava. E Robert Pattinson a me comunque come attore tutto sommato mi piace. Non è, bisogna dimenticarsi questa cosa qua che lo lega soltanto a Twilight. Comunque, gran trailer, non c'è una data d'uscita ufficiale, penso nel 2021, non so se deve uscire quest'anno, vedremo, dipende da tutto dal coronavirus, però adesso in tanti cinema sono ancora chiusi e non so quanta gente dal 15 giugno vorrà tornare al cinema, almeno all'inizio. E niente ragazzi, io spero che questo trailer vi sia piaciuto. Io adoro fare queste reaction, non tanto perché è inutile fare finzioni di quello che provo, la mia faccia parla da sola. Mi piace condividere con voi i trailer più importanti che per me, e questo è uno di quelli lì.
Niente, se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale per non perdere nessun nuovo video, attivate anche la campanella, seguitemi su Instagram dove parlo di cinema e non solo. E vi ringrazio come sempre e alla prossima ragazzi. Ciao!